mi telefona Antonio Principalli e mi dice: ti devo parlare di una storia che sembra una pazzia. Il presidente Mikhail Gorbaciov ha letto il vostro progetto e intende finanziarlo. Ma salve a tutti e benvenuti in questa nuova recensione lampo dello Spettatore sul film Kissing Gorbaciov di Andrea Pacomariani e Luigi Dalife. Questo documentario tratta di una storia veramente veramente figa che merita di essere ricordata e raccontata anche oggi, un evento unico e irripetibile, soprattutto nel nostro paese. Ci racconta di un'Italia diversa, in un mondo che sembra lontano, dove la partecipazione politica è altissima, soprattutto tra i giovani, dove la musica non è sempre solo intrattenimento, ma era anche politica, era attualità, dove ogni parola contava e non solo le note, non era tecnica, l'importanza stava nel messaggio. Ma di cosa parla sto documentario? Beh, siamo nel 1988, a Melpignano. Ma lo conoscete, Dio buono, paesino famosissimo in Puglia, che secondo me nemmeno gli stessi pugliesi sanno che esiste, ma insomma, il sindaco stava organizzando un festival rock indipendente chiamato Le Idi di Marzo. La cosa figa è che avrebbe partecipato all'evento anche dei gruppi arrivati direttamente dall'Unione Sovietica, così da unire due diversi popoli sotto un linguaggio universale che è quello della musica. Insomma, si fa questo festival, non sto a spoilerarvi tanto, tanto se vi guardate il documentario vi raccontano un sacco di aneddoti veramente interessanti, e insomma il sindaco, Antonio Avvantaggiato, a questo punto propone all'ambasciata sovietica in Italia di organizzare un tour, questa volta nell'Unione Sovietica. Uno scambio culturale, insomma. E che cosa gli arriva? La risposta direttamente da Gorbaciov, che ha visto il progetto, è super contento, gli piace tanto e decide di finanziare questo tour nella propria terra, e da lì parte tutto sto viaggio incredibile. Ah, giusto, per chi non lo sapesse, Gorba era il segretario generale del Partito Comunista dell'Unione dall'85, da metà degli anni 80 fino a inizio anni 90. Insomma, e già questa era una cosa incredibile, perché vi ricordo che siamo a fine degli anni 80 ed era un evento unico, irripetibile. E quindi questo documentario ci racconta anche della tournée in Russia, alla quale hanno partecipato diversi artisti italiani, tra cui i Litfiba, i Rats, i Mr. Mrs. e i CCCP, che sono al centro di questa storia. Infatti il gruppo è stato riunito apposta per questo documentario e ci viene mostrato loro che fanno una reaction praticamente alle immagini, a tutti i filmati del tour, ed è bellissimo sentirli parlare, sentire i loro commenti, tutte le loro battute, perché è un documentario comunque che si fruisce molto bene, è leggero, è divertente e super informativo. Già, stavo per dimenticarmi, loro hanno suonato sia a Mosca che a Leningrado, due città completamente diverse con un pubblico proprio agli antipodi. In più, se siete interessati, è stato creato anche un disco apposta dove vengono raccolte tutte le canzoni che vengono utilizzate in questo documentario, che vengono citate perché sono state suonate nel tour, e lo trovate su Spotify e anche nei negozi, immagino. Io infatti ho intenzione di comprarlo fisicamente perché mi piace un botto, non so chi è il grafico che gli ha fatto la copertina del film e anche del disco, ma veramente tanta roba, chapeau, se ci sei batti un colpo e scrivi qua sotto nei commenti, davvero complimenti. Ma ora basta con le leccate di culo e mi rivolgo direttamente a voi, cari spettatori, e mi raccomando, se vi interessa l'argomento non perdetevelo, vi dovete fare un po' il mazzo per trovare una sala che lo trasmette, però se ne avete una vicina, mi raccomando, andate, ne vale assolutamente la pena e non ve ne pentirete. E questo è tutto, raga. Grazie mille per essere arrivati fino a questo punto del video, davvero mi fa tantissimo piacere, mi farebbe ancora più piacere se decidete di iscrivervi qua sotto e di mettere anche un mi piace se vi va. Mi raccomando, è molto importante per il canale, per l'algoritmo, so una grande sega, l'importante è che andate a vedere il film per me, poi per il resto sbatte in cacchio. E vabbè, grazie mille ancora e ci sentiamo alla prossima recensione lampo. Buone!